Diciamoci la verità, ai tempi il trofeo per miglior gioco di carte collezionabili lo vinceva sicuramente a mani basse Yu-Gi-Oh! Io ero un discreto giocatore ai tempi e come tutti quanti cercavo ovviamente di truffare i bambini piccoli facendomi dare carte rare in cambio di carte che non valevano una m***a. Un giorno stavo pensando, però Yu-Gi-Oh! Non era così male effettivamente e pulendo per puro caso la mia stanza mi sono imbattuto in questa. Il cuore delle carte, la sfida, durata 40 minuti circa. Questo è il primo episodio che possiamo trovare su VHS di Yu-Gi-Oh! Ce l'ho proprio originale. Ai tempi, quando c'erano ancora le VHS, erano i bei momenti dove per rivedere l'episodio dovevi stare tipo 40 minuti di episodio, ma andare indietro per 40 a guardarlo. Bellissimo. E ho pensato, ma parlo sempre di Pokémon, a volte ho parlato di carte Pokémon, ma perché non parliamo del vero gioco migliore di carte collezionabili e vediamo insieme il primo episodio, no? Iniziamo con la sigla peggiore mai sentita. Parlo della versione americana. Meno male che in Italia le sappiamo fare. Piccolo disclaimer prima di iniziare il video. Non utilizzerò l'episodio in italiano per il semplice fatto che non ho una televisione col VHS, ce l'ho originale. Ma basta cercare su YouTube e trovate il canale ufficiale che carica tutti gli episodi. E io ho trovato lì il primo episodio, quindi iniziamo. Facciamo la conoscenza qui di Joy, Yugi Muto, Thea e Tristan. Yugi sta insegnando a Joy a giocare a questo gioco chiamato Duel Master. Con delle carte ci sono dei mostri, mostri di tutti i tipi, di tutti i colori, tutte le dimensioni, tutte le razze possibili e ci sono anche altre carte, come le carte trappola, le carte magia. Dopo che Joy viene sconfitto malamente, Yugi dice ai suoi amici che suo nonno possiede delle carte molto più rare, dato che ha un negozio. Mentre Seto Kaiba, ovvero una persona che ancora non possiamo scoprire, un po' come lo strumentopolo misterioso, sta nell'ombra e ascolta tutto. Giusto per essere poco loschi, no? Si dirigono quindi al locale del nonno e scoprono la carta rara di cui parla, il bellissimo drago bianco occhi blu. Scopriremo che ce ne sono solamente 4 al mondo. E che mi sorge una domanda improvvisamente. Che cos'è che stampa ste carte? Non potevano farne di più? Cioè, uno ha deciso che queste rare non ne facevano altre? Non ha senso. Nel negozio arriverà anche Seto Kaiba, che alla fine cercherà in tutti i modi di comprare la carta, dato che lui ha i restanti 3. Ma momentaneamente nessuno lo sa, lo sappiamo solamente noi. Il giorno dopo il nonno di Yugi avrà una visita inaspettata da 3 persone. Kaiba vorrà sfidarlo per avere la carta. E il nonno ovviamente decide di andare. Quindi i nostri 4 personaggi arriveranno fino al negozio e noteranno che non c'è nessuno. E qui c'è la seconda cosa strana. Ovviamente il nonno è andato e ha lasciato la porta aperta del negozio perché quello è un posto dove tutti conoscono tutti e quindi le serrature sono inutili. Non bastava che il nonno mettesse "Sono andato a fare il culo a Seto Kaiba, ci vediamo, bye bye, baci e braci". No. I nostri eroi quindi andranno fino alla ditta di Kaiba e vedremo il nonno distrutto a terra. Mio Dio, non ti ha ucciso, non ti ha accoltellato, non hai tentato omicidio, hai giocato a carte. Avrei avuto un principio di infarto, non può essere veramente così. Kaiba farà una cosa molto intelligente subito dopo. Strapperà la carta, perché se lui non potrà averla, nessuno potrà averla, così nessuno potrà usarla contro di lui. Yugi alla fine, per vendicare il nonno, decide di affrontare Kaiba. E Thea, per qualche motivo di valore, di amicizia, fa un simbolo con il pennarello sulla mano di tutti quanti. Ma perché poi? Non ha ucciso nessuno! Porca miseria! Yugi si trasformerà nella sua controparte e non ho mai capito il perché. Sì, perché un vero YouTuber si informa prima di fare video, solo che io non lo sono e quindi sono andato d'ignoranza, ma tranquilli, tre quarti di YouTube Italia fa così. Comunque sia, non starò ad annoiarvi con tutta la sfida. Praticamente si inizia con 2000 life points a testa. E inoltre Yugi scoprirà questo nuovo modo virtuale di giocare a Duel Monster. Infatti tutti i mostri sono visibili in 3D. Il che era veramente una figata, era il VR dei tempi andati. Ad un certo punto Kaiba sarà in netto vantaggio, evocando i 3 fottuti draghi bianchi occhi blu, che ovviamente annienteranno tutti gli altri mostri di Yugi. Ci sarà poi una specie di turno a favore di Yugi, dove riuscirà in qualche modo a bloccare i primi 2 draghi, perché inizialmente Seto Kaiba ne ha mandati 2,
manda il mago nero. Verrà distrutto il mago nero da un terzo drago bianco occhi blu. Fortunatamente con una carta magia Yugi è riuscito a intrappolare gli altri due, bla 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 bla. Ma siamo ormai alla resa dei conti. I turni, per quanto riguarda il blocco dei draghi, stanno per andare a termine, quindi ci sono tipo 6.000 punti d'attacco contro Yugi. E quindi che cosa succederà dopo? Yugi non crederà più nel cuore delle carte e si deconcentra. Ma in qualche modo riuscirà comunque ad evocare il fottutissimo Exodia in uno dei momenti più belli di tutto l'anime Yu-Gi-Oh! Quanto è figo Exodia? Fun fact, Kaiba dirà che nessuno è mai riuscito ad evocarlo, e qui un'altra domanda che si ricollega a quella delle quattro carte basta del drago bianco. Sto gioco non ha senso. Se si aveva già nel mazzo e nessuno è riuscito mai a evocare, perché non ha mai giocato quel mazzo, no? E se poi il drago bianco è la carta più rara che aveva il nonno, ma poi ha Exodia, ma quale cazzo è il senso, scusatemi? Non esistono più quei tempi dove ti bastava mandare un mostro poi senza nemmeno dover sacrificare. Che figata di tempi che era. Comunque sia, si arriverà alla fine dell'episodio e si farà la conoscenza di un nuovo personaggio chiamato Pegasus, che ha un occhio molto particolare. E questo era il primo episodio della prima stagione della prima edizione di Yu-Gi-Oh! Lo so, volevo fare un video un po' diverso parlando di questo e spero che vi sia piaciuto e che vi sia interessato. Se sì, ditemi quali sono le vostre carte di Yu-Gi-Oh! Preferite. La mia è sicuramente Guardiano del Cancello. È stata la mia preferita, ma perché ce l'avevo tarocca e mi ero innamorato, perso. Quindi niente. Noi ci rivediamo a un prossimo video, se ho voglia di farne, quindi... No, a parte ne sto facendo fin troppi e... Ne sto facendo troppi. Devo smettere, altrimenti il mio addio non è servito una minchia.